Marco Piandibene, accogliete nel PD Patrizio Scilipoti, insomma siete contenti di questa scelta appunto di Patrizio? Assolutamente sì, anche perché diciamo, la verità, la collaborazione è nata immediatamente dopo, diciamo, all'inizio di questa consiliatura. Abbiamo sempre avuto un rapporto strettissimo con Onda Popolare, ovviamente con Carlo Tarantino. Tant'è vero che spesso anche i comunicati, le iniziative le facciamo insieme. Però questo è un passo in un momento difficile del Partito Democratico. Abbiamo in questo momento diciamo, un reggente, il segretario Zingaretti ha dato le dimissioni a livello nazionale. A livello cittadino vogliamo anche dare questo segnale che il nostro lavoro è un lavoro di partito di governo pur stando all'opposizione. Le nostre proposte sono sempre state proposte costruttive. La nostra opposizione è sempre stata una posizione mirata sui contenuti. È stata forte, per esempio, la nostra opposizione all'assetto attuale di CSP, a quello che l'amministrazione sta pensando per CSP. Al contempo non sono mancate proposte importanti come quella del consorzio intercomunale, che pensiamo possa essere una risposta anche per un'occasione di sviluppo diverso di questo comprensorio. Tra l'altro arriverà in conferenza di Capigruppo tra poco questa nostra proposta, la stampa ha avuto già, diciamo, i documenti un paio di settimane fa. Credo che la città meriti in questo momento un'azione anche dell'opposizione mirata alle cose concrete e in questo Patrizio ci può dare una grossa mano. Patrizio Scilipoti, tu entri ufficialmente nel PD, come mai hai fatto questa scelta? Ho fatto questa scelta perché abbiamo collaborato già anni ed è chiaro che poi con la collaborazione nascono anche dei rapporti di lavoro, anche se poi ovviamente è politica, ma si lavora sodo ed è chiaro che anche con la collaborazione che c'è stata per Carlo Tarantino sindaco, questo è un centrosinistra che è amalgamato e che poi anche con Carlo Tarantino stiamo già comunque trattando quello che è il futuro. Quali sono i punti fondamentali che hai in mente? I punti fondamentali intanto è difendere la nostra città dagli attacchi esterni perché vediamo che fino ad oggi chiunque è venuto a Civitavecchia comunque ha governato e comandato se non ha fatto il proprio comodo nella nostra città. Il porto, l'Enel, i lavoratori, le famiglie, i metalmeccanici, il commercio, quello che è Civitavecchia, il turismo. E quindi diciamo che adesso come adesso dire tutto in un'intervista è quasi impossibile, se non impossibile, però diciamo che ho toccato le principali attività e i principali punti che questa città deve per forza risolvere.